Buonasera a tutti, sono Matteo Cheroli, siamo a bordo della Porsche 991 GT3 Cup sul circuito francese di Paul Ricard. Qui ci mettiamo sul rettilineo principale, si esce in seconda marcia e si arriva fino in quinta. Personalmente tocco il limitatore e freno circa 150, tra i 130 e i 150 metri, si scala fino in seconda marcia, si ritarda un pochettino l'entrata per guadagnare in uscita. Terza, si sfrutta tutto il cordolo interno e esterno, il pezzo più veloce della pista, si arriva fino in sesta marcia. Questa qui è la curva più veloce del tracciato, la curva di Stiglitz, che si affronta in quinta marcia e si frena circa 70 metri. Si fa scorrere tutta la macchina in uscita per non perdere troppa velocità. Questa curva è la più impegnativa, diciamo, dove si fa il tempo. In terza marcia è importantissimo non bloccare le ruote, perché si frena con la macchina con le ruote girate. Terza, quarta, questa è un'altra curva molto difficile dove è facile spiattellare le gomme. Seconda marcia, si esce seconda, terza, quarta, quinta fino alla penultima curva. Anche qui è veramente importante tenere la macchina dritta per non avere problemi in frenata. Terza marcia, questa qui è l'ultima curva in seconda e ci mettiamo sul rettilineo principale. Ciao a tutti, un saluto.